Si fermano in posizione. Una giornata di festa con 2000 studenti delle scuole che è anche l'occasione per rendere i ragazzi più responsabili e avvicinarli ad un senso civico diffuso che è patrimonio di ogni città. I vigili del fuoco hanno aperto le porte del Comando Provinciale di Padova per il loro saggio professionale e per condividere una giornata con i vigili del fuoco. A fare gli onori di casa il comandante Cusin, che ha dato il via alla manifestazione dedicata agli alunni delle scuole materne ed elementari della provincia di Padova con i rispettivi insegnanti e accompagnatori. La calata del tricolore con l'inno nazionale ha aperto la serie di dimostrazioni legate al soccorso in genere, dove è emersa la totale sinergia dei vigili del fuoco in servizio e fuori turno con il personale dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco. Una giornata attesa da tempo dopo uno stop di 3 anni a causa del Covid-19. La prima prova classica, la scala controventata e il salto sul cuscino di salvataggio. E poi è stato effettuato il recupero di una persona infortunata con l'ausilio dell'autoscala e con le manovre dello spelio alpino e l'utilizzo di una barella. E poi è stato simulato un incidente stradale con 2 mezzi coinvolti e 2 feriti da estrarre e assistere prima che le fiamme si propagassero su entrambe le auto. La simulazione è stata eseguita anche con il personale del SUEM 118. Sempre coinvolgente per i ragazzi la prova del nucleo cinofili in forza alla direzione interregionale del Veneto con Lapo e Happy, cani Labrador di 8 e 11 anni, addestrati alla ricerca di persone in superficie e nelle macerie. Poi la suspense dello spegnimento di alcune bombole di gas GPL. E infine tutti con gli occhi al cielo per il sorvolo dell'elicottero e grazie al collegamento in cabina con un canale radio, con un operatore, tutti hanno potuto immaginare di essere a bordo. Le conversazioni amplificate risuonavano infatti nel piazzale dove l'attenzione era al suo massimo. Gran finale tecnologico con la sfilata del Tripper, il robottino cingolato con monitor regolabile e comandato da remoto e tutte le tute tecniche di specialità, in particolare quelle dell'USAR. Personale addestrato alla ricerca di persone sotto le macerie. Per far ritrovare il sorriso ci hanno pensato i fantapompieri, un gioco che insegna ancora una volta il valore e il cuore delle squadre e dei pompieri che prima di tutto mettono in campo il loro coraggio e la loro abnegazione per salvare vite e persone. Come on.